Almeno. No, mi dico. Carli Camerlusso. Dopo 40 anni trovarci avendo vinto lo scudetto storico, credo che sia il massimo. Come stai? Bene. Potevi mettere anche una giacca. Aspetta. Oggi No, Madonna, non ce l'hai. Non te la compro. Te la compro io la giacca. Se la portavi la mettevo volentieri. Io Leo. Se quel canto vuoi seguire, puoi cantare. Tanto te non tiravi mai, bisognava dirti di tirare in porta. Sì. Noi e così tu sarai uno in più. Riccio Greati, Mario Martina Donna, Nastasio, il gigante Ricky Albertosi. Scusi, lei chi è? Sono amico di Nenè. Gigi Riva! L'amico di Gigi Riva, Claudio Olinto De Carvalho, Nenè! Beppe Tomazzini, il bomber comunardo Nicolai! Il partner ideale di Gigi Riva, Bobo Gori. Ma che c'entra lui? C'entro io. Mario Brugnera, Saracinesca Reginato. Ma che faccia da prete, Zignoli. Eraldo Mancin. L'ho detto, il cacciatore cortese amava andare a caccia. Domingo, Angelo Domenghini. Cece Poli, l'allenatore in campo, Pierluigi Cera. Continuiamo a camminare come tanti burattini, con le facce da bambini. Sì, era, nessuno voleva entrare in camera nostra, perché come entrava qualcuno in camera nostra usciva subito, perché c'era una fumera incredibile. Roma, anche prima di una partita con la Lazio, se ti ricordi, che eravamo tutti in camera a giocare a carte. È detto l'armadio quando è entrato a scompiglio. Giocavamo in quattro, ma tutti stavano a vedere. Per cui avevamo ordinato panini e birre perché avevamo fame, era l'una e mezzo di notte, mi sembra. A un certo punto si sente bussare alla porta, apre la porta e è a scompiglio. Noi tutti siamo rimasti sconcertati, no? E lui è entrato, ha tirato fuori la sigaretta e dice: dà fastidio se fumo? Dico: no, no, mister. Dice: allora ragazzi, fate i giri e poi andate a letto. Il giorno dopo abbiamo vinto 4-1. Divertiva oltre che giocare, e poi eravamo una squadra unita. Chi toccava qualcuno di noi in campo partiva tutta la squadra, e a volte anche la panchina. Non fare raccontare le autorità che ha fatto, se no ci affacciamo la notte qua. Io vorrei dire una cosa sugli autoretti di Nicolai, fammi parlare un attimo. Allora, erano autoretti d'autore che pochissimi sanno fare, lui era in grado di farli, giusto o no? Cioè, a parte che ne ha fatte 3 o 4 di autoretti, non è che ne abbia fatte più di tanto, quindi adesso noi stiamo scherzando, però le faceva veramente belle. Non erano deviazioni qualsiasi. A Bologna ha dribblato Albertosi e poi andava sulla riga della porta e non riusciva più a controllarla e la palla è entrata. E lui l'ha guardato. Lo strano è che quando fece gol e dice: come, non mi venite neanche a abbracciare?
ricordo un episodio a Bologna con tutto il Frondia. Mi salutò un dirigente del Bologna e mi disse: come va? Bene. Si tira avanti, di Dio. Il dottor Frondia dice: ma mi sa che tiri indietro. Primavera rivincita sociale. Allora la Sardegna non era famosa per il mare e per quello che sono oggi la costa smeralda. E la Sardegna purtroppo era considerata come pecorai e purtroppo banditi. Credo che adesso, nel calcio moderno di adesso, sia difficile che una provinciale possa ripetersi come fece Cagliari nel 1970. Gente che ci seguiva, che lavorava in Germania, i sardi che lavoravano in Germania, in Svizzera, in Belgio. Per la prima volta, andando a vincere a Milano, Torino e poi vincendo uno scudetto, si sono sentiti orgogliosi di essere sardi. Addirittura Brera scrisse che quella fu la prima volta che la Sardegna entrò in Italia. Lei se ne accorse, lo capì subito questo allora? Sì, lo capì dopo un mesetto, anche perché inizialmente non avevo preso questo trasferimento dall'Inter al Cagliari. Dov'è la fascia? Ah, la fascia l'avevamo 20 anni fa, per 6, 4, 5 anni sono stato capitano del Cagliari, anche di quello scudetto naturalmente. Quando tu sei in una squadra in provincia hai sempre la paura che lo scudetto non te lo faranno mai arrivare a Cagliari, pensavi, almeno allora, no? Nazionale. È una cosa che ci portiamo dentro noi stessi. Diciamo che vale 10, una decina di scudetti della Juventus.